Buongiorno, buongiorno, oggi lunedì, più tardi del solito perché ho impegnato la mattinata a fare telefonate da qui, da lì e adesso sono qua a prendermi il mio momento per me, il mio momento di consapevolezza, a godermi il rumore dell'acqua, a sentire il freddo che sale, odorare come tagliano la legna, a fare il mio momento per me. Allora, questa mattina ho già fatto i miei esercizi e mentre ascoltavo il TED del mio nuovo, che ne so, insegnante, guru, mentore, pensavo: quali sono gli strumenti più importanti che possediamo? Si suppone che noi come esseri umani siamo, come si dice, at the top of the chain, right? Al di sopra della, diciamo, della piramide, dell'intelligenza e tutto quanto per quanto riguarda gli animali. Ecco il mio compagno qua che si bagna. E pensavo, ok, ci conosciamo benissimo gli animali che usano gli strumenti, ma noi che strumenti abbiamo a disposizione che usiamo per vivere al meglio, per svilupparci al meglio? Qualcuno direbbe il più forte e potente strumento che abbiamo adesso è proprio questo, quello che ho fra le mani, è il cellulare. Può fare tutto. Avete mai perso il cellulare? Come vi siete sentiti? Io so che, io lo ammetto, se io perdessi il cellulare sarebbe un danno, non per tanto per il costo del cellulare, che sappiamo bene le Apple hanno un valore, un costo, ma per tutto quello che è contenuto. E sì, faccio il backup sul computer più grande di casa, ma i contatti, l'informazione, le foto, i ricordi, tutto quanto. Ecco perché è importante fare il backup. Però oltre a quello, quale sarebbe l'altro strumento che abbiamo a disposizione? Noi esseri umani, altri un pochino magari più consapevoli direbbero questo, il nostro cervello, questa massa grigia fra queste due orecchie con questi 7 buchi. Quanti abbiamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 buchi abbiamo qua in testa. Ok? Sì, tantissimo. Sto scoprendo già da qualche anno il potere dei pensieri. Bella riflessione questa, ma mi spingo un pochino oltre. Quello che sto scoprendo specialmente mi è stato più ting, sai quando si accende la lampadina qui dentro? Questo weekend, dopo questo corso, forse lo strumento, a parte il nostro bellissimo corpo, giusto? Funziona, abbiamo delle mani che sono fatte perfettamente per fare tutto quello che ci serve, le gambe quando funzionano, siamo grati che funzionino, tutti gli arti, tutto quanto, giusto? Tutti i sensi. Ma oltre a quello, sto imparando dell'energia, il corpo, proprio il corpo, non come strumento per ogni cosa che fa, ma il corpo come energia. E questo adesso fa parte dei miei esercizi, my DMO, Daily Method of Operation, ma modus operandi giornalieri, come si potrebbe dire. Sto pensando in inglese e parlando in italiano perché l'ho ascoltato in inglese e mi sono letta i miei appunti questa mattina mentre facevo i miei esercizi ed è proprio vero, lo sto sperimentando sulla mia pelle, ormai lo so, sono consapevole, I'm aware, sono incamminandomi più, sto approfondendo questo percorso, ma l'energia, quando qualcuno ti guarda e ti sorride, senti qualcosa. Ti è mai capitato di guardare qualcuno, magari sei in macchina e quella persona è girata l'altra volta e lo stai guardando e poi si gira e ti guarda? Quella è la tua energia che l'ha attratto. Vorrei tanto approfondire, ma sto ricevendo questi insegnamenti, questa informazione, lo sto cercando di fare mio ogni giorno di più. E vi lascio con questo, una cosa che ho imparato. Ve lo dico prima in inglese. As I think, so I feel. As I feel, so I do.
And as I do, so I have. Eh? Chi l'ha capito? Come penso, così mi sento. E come mi sento, così faccio. E come faccio, è così che ottengo. Perciò mi sta capitando, non so se è una questione di magnetismo o di attrazione. Questa è la vera legge di attrazione. Questa. Non magia così che dicono sì, io attraggo, penso solo... Questa è l'energia, il magnetismo, l'energia che emani. Quando sorridi a qualcuno, uno non può che sorriderti. Mi capita spesso durante le mie passeggiate che dico buongiorno, anche con la mascherina, buongiorno. E spesso le persone malapena rispondono. Però vabbè, io lo dico lo stesso. E ripeto, non è sempre facile essere carichi quando attorno a te magari sei circondato o facilmente influenzabile, ma dobbiamo filtrare cosa permettiamo noi, e io riconosco che è difficile, però dobbiamo noi filtrare quello che noi permettiamo che abbia un'influenza su di noi, e parlo di persone, di informazione come il nostro feed. Perciò attento alle amicizie che abbiamo qua sui social, se trovate spesso cose negative direi, non so che altro, di odio, che io unfriend, tolgo l'amicizia, perché non è quello che io voglio che influisca sui miei pensieri. Lo so, può sembrare egoista, sì lo sono, perché io prima di poter dare a un altro di amare, devo amare me stessa e devo prendermi cura di me stessa. Ecco perché mi faccio le mie passeggiate, ecco perché scelgo io per prima di mangiare in un certo modo, e cambiare non è facile, mai facile, infatti, ecco perché è difficile, perché si porta sempre la migliore versione di noi stessi, ma come l'aragosta che deve lasciare il guscio, costa fatica, lavoro, dolore anche, però ne vale la pena, perché già il piccolo, diciamo, la piccola crescita, cambiamento che io vedo in me, perché io sono in continua lotta, come si pensa, paragone con me stessa, con nessun altro, ma con me stessa, con quella che ero ieri, avantieri, un anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa, 5 anni fa, santo cielo, non voglio neanche pensare, 6 anni fa, 10 anni fa, 20 anni fa, se penso alla gloria di 20 anni fa dico ma Gloria, perché ci hai messo tanto, però vabbè. E vabbè, e siamo qui. Perciò vi auguro una bellissima giornata, dedicatevi un po' di tempo. Non so se riuscite a vedere, bellissimo colore dell'acqua qui al fiume. E vi auguro una bellissima energetica giornata. Ciao ciao!